Allora, dobbiamo considerare che siamo di fronte a un momento storico più unico che raro, ovvero abbiamo di fronte una malattia infettiva causata da un virus, per cui oggi disponiamo di farmaci estremamente efficaci e sicuri che in 8-12 settimane consentono di guarire definitivamente dall'infezione nel più del 97-98% dei casi. Relativamente a quanti casi abbiamo in Italia, purtroppo non vi sono degli studi epidemiologici che ci forniscono una stima esatta, ma da stime più o meno esatte o comunque non del tutto precisi, possiamo dire che in Italia tra l'1 e il 2% della popolazione generale presenta un'infezione da HCV e ad oggi più di 196.000 soggetti con infezione sono stati avviati al trattamento. Possiamo guardare questo come un bicchiere mezzo pieno, tuttavia il bicchiere potrebbe essere anche mezzo vuoto perché probabilmente abbiamo ancora almeno altri 200.000 soggetti che devono essere trattati, di cui probabilmente 150-170.000 con infezione nota, ma ben almeno 50-70.000 senza avere consapevolezza dell'infezione, il cosiddetto sommerso che va cercato. Quindi l'Italia è in linea ad oggi con l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero l'eradicazione dell'infezione di qua al 2030, ovvero la riduzione dei nuovi casi di infezioni del 90% e dei decessi del 65%, ma è necessario implementare strategie di screening, di linkage to care e mantenere dei fondi adeguati per poter portare a casa la vittoria definitiva. Ecco, su questo volevo chiederle qualche dettaglio in più. L'obiettivo dell'OMS troppo ambizioso e raggiungibile, quali sono gli ostacoli principali? Vediamo di spiegarli un po' meglio rispetto al veloce accenno che ha fatto adesso. Allora, l'obiettivo dell'OMS è un obiettivo ambizioso, ma in Italia abbiamo i mezzi e le possibilità per farlo e con orgoglio a livello nazionale poter dire di essere uno dei pochi paesi che riesce a portare a casa questo obiettivo. Ci sono però dei problemi innegabili, ovvero fino ad ora abbiamo trattato facilmente i pazienti che già erano presso appunto i centri autorizzati, quindi un bacino storico. Adesso dobbiamo invece andare a cercare i pazienti in bacini quindi un po' più difficili da raggiungere. Sicuramente un primo punto è andare quindi collaborare con i medici di medicina generale. L'infezione da HCV è un'infezione che abbiamo soprattutto nei soggetti sopra i 55, sopra i 60 anni, soggetti che frequentano i medici di medicina generale in modo molto assiduo. Ecco allora che dobbiamo collaborare, mettere in rete i medici di medicina generale di modo che ci inviano coloro che hanno un'infezione nota e facciano screening in coloro che hanno fattori di rischio. Dobbiamo andare nelle farmacie a far fare informazione, formazione e screening nelle farmacie, perché ovviamente di nuovo si tratta di luoghi in cui gente anziana che prende tanti farmaci continua ad andare e in cui c'è grande fiducia verso il farmacista. Poi vi sono dei bacini a più elevata infezione per fattori di rischio, come i SER dei carceri. È necessario fare screening in questi contesti, ma lo screening da solo conta ben poco. Dobbiamo, una volta che è fatta la diagnosi, avviare subito questi pazienti al trattamento e per questo è necessario che vi sia dentro i SERD e dentro i carceri personale specializzato ed autorizzato per fare screening e terapia.